dito muna tayo. Hindi ka muna lang sila. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dona pace, o Signore, a quanti in te confidano, i tuoi profeti siano trovati degni di fede, ascolta la preghiera dei tuoi servi e del tuo popolo Israele. Carissimo benvenuto ai sacerdoti, diacono, e a tutti voi, carissimi pellegrini, a questa Eucaristia, la notte con la quale vogliamo anche concludere questa giornata di pellegrinaggio, ancora una volta mettendoci sotto il manto di Maria per accogliere il regalo più bello ancora questa sera, la parola di Dio e il corpo e il sangue di Gesù. Chiediamo a Santa Bernadette di far crescere in noi sempre l'amore per l'Eucaristia. Bienvenuti per gli avventi della langue française, in particolare Eugène aussi, che viene da Paris, a questa celebration de la nuit, ici à la grotte, nous allons encore une fois recevoir les cadeaux les plus beaux, la parole de Dieu et le corps, le sang de Jésus. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e opere. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio, per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sarei come bronzo che rimbomba o come cembalo che strilla. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedesse tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevole la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si arrida, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque, rimangono queste tre cose. La fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutti è la carità. Parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa di cicorta a lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Il popolo scelto dal Signore, perché retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera, egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Beato il popolo scelto dal Signore, beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Signore. Le tue parole, Signore, sono spirito e sono vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile ai bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore. Thank you.
Benedetto sì tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Siamo rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e la difesa della tua gloria. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Bernadette e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Jean-Marc, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito Gesù, illuminati alla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre lieti, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non c'è degno di partecipare alla comunanza, ma di soltanto una parola e la sarò salvato. Per ricevere la comunione veniamo unicamente dal centro e poi ritorniamo al proprio posto lateralmente. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi il nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora affidiamo alla Vergine Maria tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Vi auguriamo una buona notte, un buon pellegrinaggio.
Vi chiediamo anche gentilmente, dopo il canto finale, di conservare il silenzio per permettere a quanti lo desiderano di continuare la loro preghiera qui alla grotta. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ave clamamus, et suspirare, ad te suspiramus, gentes et gentes, ina Please like and share my video. And don't forget to subscribe.